Ecco che Gesù ci dice che possono accadere anche cose terribili. E noi sappiamo che è accaduta una pandemia, sappiamo quante guerre terribili ci sono, crisi economiche e torri gemelle che cadono. Ormai non ci fa più stupore sentire queste pagine del Vangelo. Certamente è un linguaggio simbolico, non è che le stelle cadono, dove cadono? Perché le stelle girano, sapete, ma vuol dire ne cadrà di tutti i colori. Ma io sono con voi. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il Figlio dell'uomo è vicino. E poi vedrete il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Cioè, proprio nei momenti più difficili della storia, il Signore agisce, il Signore è più vicino, il Signore fa le cose più belle. Pensate durante la Seconda Guerra Mondiale, il Signore ha mandato dei profeti che hanno fatto delle grandi cose. Nel campo di Auschwitz, dove c'era la gente che veniva uccisa, ha mandato dei santi, tipo Padre Kolbe, che ha dato la sua vita al posto di un altro. Conoscete la sua storia. E se questo vuol dire in tutta la storia in generale, sicuramente chissà in questo momento di pandemia quanti santi, quante cose belle che il Signore ha fatto nascere. Pensate quanto amore c'è stato tra le persone, quanta solidarietà, quante persone si sono aperte ai più poveri. Questo vuol dire anche nella nostra vita personale, questo vuol dire anche nella nostra vita delle famiglie. Ora state affrontando un momento brutto, di lutto, che per voi è come un terremoto, che per voi è come il cielo che cade. È vero, perché perdere la propria sposa dopo tanti anni, la sorella, la mamma, la nonna, anche con la sofferenza che ha vissuto. Ma il Signore è vicino. Ecco, questo è il messaggio. Sicuramente troverete dei segni della sua vicinanza, dei segni della sua potenza. Non ci lascia da soli, ne sono sicuro. Però guardate, guardatevi attorno. Ecco, non rimanete chiusi solo nel vostro pianto, nel vostro dolore, ma notate le cose, perché a volte questi segni arrivano e noi siamo distratti, non ce ne accorgiamo. E allora possiamo veramente dire, come nel Salmo, il Signore è mia parte di eredità e il mio calice, nelle tue mani la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Ecco, posso affrontare le situazioni più difficili, ma il Signore è con me. Vado avanti con fiducia. E forse anche quella frase, cos'era che diceva Dio può? Io può? Io può. Ecco, allora io vi invito a dire io può, ma aggiungere una D. Dio può. Quando proprio vi sentite a terra, che non c'è nessuna speranza, che non c'è niente, dite Dio può. Allora anche io può, io posso, ma perché posso? Perché Dio può. Non c'è situazione così disperata, così brutta, che il Signore non può salvarci.
può addirittura salvarci dalla morte, come sicuramente lo farà per Clara. E allora che cosa lui non può fare?